La testimonianza di Enrico era anche per dimostrare come anche pezzi della maggioranza possono essere contrari a questi progetti. Adesso invece interverrà Gabriele Mariani di Milano in Comune, che è una lista civica che si è presentata alle scorse elezioni comunali di Milano e che già da tempo aveva denunciato questo tipo di possibilità e purtroppo questa possibilità poi è venuta a galla subito dopo l'elezione di Sala. Grazie per avermi invitato. Io vi porgo le scuse in quanto milanese per quello che sta succedendo a San Donato. Se voi qui siete chiamati giustamente a porvi la domanda se è giusto o no fare lo stadio a San Donato, è perché a Milano Sala, la sua giunta e i suoi consiglieri non hanno fatto il lavoro che dovevano fare a partire dal 2019, cioè il giorno della prima delibera. Se qui siamo a protestare per lo stadio è perché probabilmente chi adesso ci viene a dire che non bisogna cementificare, di fatto quando era il momento ha fatto campagna elettorale per Sala. E se siamo qui a parlare dello stadio è perché chi ha preceduto questa giunta è andato avanti nel processo urbanistico che quell'area di San Francesco, che adesso è interessata dallo stadio, è interessata comunque da un intervento urbanistico di consumo di suolo. Per cui consentitemi di dire a voi cittadini che state facendo questa battaglia di avere le antenne alzate, di portare avanti la vostra battaglia in autonomia, stando anche molto ben attenti a chi è con voi. Io parlo perché sono stato il promotore del referendum a Milano contro lo stadio di San Siro. Ho il piacere di vedere che qui c'è WWF Lombardia, Lega Ambiente Lombardia che vi sostiene, ma a Milano questa battaglia l'abbiamo dovuta condurre in solitudine. Con noi non c'era il Partito Democratico, con noi non c'era WWF, non c'era Lega Ambiente, non c'era nessuno, c'erano solo i cittadini. Questo perché voglio togliermi qualche pelo sulla lingua, perché bisogna anche essere coerenti nell'appropriazione politica. Se si è contro la cementificazione, se si è contro le speculazioni immobiliari, c'è una parte da cui stare e una parte in cui non stare. A Milano è di fatto una città in cui chi governa la città sgoverna la città, favorendo comunque le cementificazioni e stando dalla parte della finanza immobiliare. Detto questo, voi non siete comunque solo in questa battaglia. Si è parlato della legge sugli stadi. La legge sugli stadi è incostituzionale. Ci sono anche città come Parma e come Roma che si trovano con lo stesso problema. Abbiamo fatto già degli incontri con loro, a settembre porteremo avanti la cosa. Io quindi vi invito, voi di San Donato, a seguire questa battaglia insieme a Milano, insieme a Parma, insieme a Roma. Allora, è evidente che un'area che di 25 ettari, dove è prevista un'arena di 18.000, non può diventare un'area che è sempre di 25 ettari, ma deve accogliere uno stadio di 60.000 posti e conseguentemente anche tutto quello che va costruito intorno, palazzi, per rendere economicamente sostenibile la cosa. Quello che io mi permetto di dirvi, avendo condotto in solitudine insieme ai cittadini, ma in solitudine, questa battaglia a Milano, è quella di seguire questa battaglia, ma allo stesso tempo consentitemi di aiutare la vostra, anche se vi sembra magari un po' ostico da sentire, ma il mio curriculum dimostra che non ho assolutamente nessuna commistione con gli interessi privati, né ho mai fatto azioni diverse da quelle che vi sto dicendo, ma aiutate la vostra amministrazione a prendere la scelta giusta con la vostra presenza, con la vostra protesta, partecipando a tutti quei passaggi amministrativi e pubblici che ci saranno da qui in poi. È evidente che un'area come questa richiede una variante di piano di governo del territorio, richiede una valutazione ambientale strategica, quindi sono tutti passaggi diventi e assolutamente imprescindibili dai quali deve passare questo progetto. Quindi seguite l'amministrazione, portate la vostra protesta ed esigete da loro soprattutto la massima trasparenza che a Milano non c'è stata. Non ho molto da aggiungere, però volevo proprio porre l'attenzione
quando io vedo tra chi vi sostiene il Partito Democratico, vi ricordo che il Partito Democratico a Milano in stragrande maggioranza è schierato perché si demolisca lo stadio di San Siro. Per cui se le squadre pensano di venire qui a fare lo stadio di San Donato è perché quelli che hanno quelle bandiere lì, passate il confine di Milano, la pensano esattamente all'opposto. Scusate,